the 13th of July, 1943, the 1st Canadian Division advanced inland into the sweltering heat of the Sicilian countryside. There, at a town called Ragusa, they were asked to stand down for 36 hours. Join me there in 2013, where we'll be welcomed by the mayor, Di Pasquale, and the vice mayor, Constantini. We'll hold a ceremony in the main piazza to honor those who fell that day in 1943. Sì, intanto grazie per la vostra presenza, grazie alla Canada Company e a questa manifestazione di Baschi 2013, perché ci sentiamo onorati come comune, come istituzione di Ragusa, di poter ospitare questa manifestazione che restituisce, come dire, una verità storica nell'immaginario collettivo. Per noi che abbiamo anche un po' più giovani, cioè che siamo la generazione dopo la guerra, è stato sempre ritenuto che lo sbarco era lo sbarco solo degli americani. Sapevamo e abbiamo appreso, e questo oggi restituisce questa verità storica, il fatto che invece il generoso popolo non solo canadese ma neozelandese, mi spiegavate nell'incontro che abbiamo avuto, si è sacrificato per portare la libertà alla popolazione martoriata della Sicilia, martoriata dalla guerra. E questo, secondo me, anche se avviene dopo tanto tempo, è importante per le istituzioni, è importante per la storia, è importante per i nostri giovani, ed è importante che venga commemorato, perché il ricordo, la memoria è, come dire, è il sale della vita. Se non riusciamo a coniugare il passato col presente per proiettarci nel futuro, non saremo mai un buon popolo, non saremo mai una buona società. Quindi grazie per averci dato questa opportunità, e aspetteremo con grande ansia questo nobile gesto della manifestazione nel luglio del 2013, appuntamento al 13 luglio 2013 per la solenne cerimonia di commemorazione dei caduti nello sbarco dei canadesi in Sicilia. Grazie, vicino. Grazie a voi.